Sei tornato dopo quasi 9 mesi di mare. Tutti si chiedono quali sono le prime sensazioni che hai provato vedendo il porto e arrivando a terra questa mattina. Sono sensazioni fantastiche ed è la realizzazione di un sogno. È stato emozionante vedere tutte queste persone che sono venute ad accogliermi. Ed è veramente la fine di un grande viaggio su questo pianeta, è una meraviglia. Quali sono stati i momenti più difficili e i momenti più belli in questi 9 mesi di mare? Beh, i più difficili sicuramente le basse temperature, oltre 40 ruggenti, quando ho fatto questa discesa, tra virgolette, nell'Oceano Indiano, superate le isole del Principe Edward e poi le isole Crozet, le Kerguelen, lì c'è stata un'allerta iceberg perché le temperature sono scese dell'acqua a circa 2 gradi centigradi e dell'aria quasi a 0 gradi centigradi e vi era nebbia e questa è stata un po' una sorta di incubo. Perché temevo la presenza di iceberg. Poi le tempeste, la prima grossa, burrasche o colpi di vento, che dir si voglia, la prima grossa nell'Oceano Indiano, e quindi parliamo sempre di basse temperature e onde dei 50 urlanti, e più a sud dei 50 urlanti. Se le fresse, me le frago. E poi nell'Oceano Pacifico, le burrasche dell'Oceano Pacifico e poi i momenti più belli sicuramente tutti gli incontri, ho accarezzato i delfini nell'Oceano Indiano, questa è una cosa meravigliosa. E un'orca, un maschio d'orca è apparso davanti a una baionetta come nella Transpacifica del 2006, incrociare le balene, vedere questi sfiati vaporosi enormi in controluce delle balene. E poi è stato le foche nell'Oceano Indiano, gli albatros per tutto il percorso, già da prima di Cape Town, del sud di Capo di Buona Speranza, fino a oltre praticamente davanti l'Argentina. E questi sono stati i momenti più belli. I momenti più belli. Uno si chiede, immaginando quanto può essere dura questa cosa, cosa può spingere un marinaio, un uomo, un marinaio, a fare una cosa del genere. Ma è un cocktail di ingredienti, la passione per il mare, l'essere vissuto fin da piccolo a contatto col mare, la voglia, perché no, di stabilire un record, di aprire una strada. Molti mi dicevano che sarei morto, e molti dicevano che la barca sarebbe distrutta, e molti dicevano che era impossibile farlo. Così è stato anche per l'Atlantico, per il Pacifico, quando ho fatto le prime mondiali. E questa è riuscita, anche questa. E c'è un messaggio che vuoi lanciare comunque alla conclusione di questa impresa? Sì, ma è un messaggio che non ha nulla a che vedere con l'avventura. Io utilizzo sempre queste imprese per parlare con i media, parlare di pace, parlare contro le guerre, parlare di democrazia tra i popoli, di cooperazione. È un messaggio contro il razzismo, un messaggio per il rispetto dei diritti umani. Le mie barche precedenti, ora questo è stato uno sponsor, ma il messaggio è stato sempre questo, è stato Sekai Wastotsu in giapponese, il mondo è uno, o United States of the World, gli Stati Uniti del mondo. E questo per dire che quando si naviga e si arriva a terra e si incontra della gente speciale, queste cose fanno riflettere e fanno sempre di più sottolineare il fatto, scusate il bisticcio di parole, che i popoli sono più vicini delle distanze geografiche che li separano. Le distanze geografiche, certo. Hai avuto anche paura, di sicuro, certo, no? Sì. Come la superi, questi momenti duri di paura? La paura è, penso che sia necessaria, non è da vedere come una debolezza umana. Quando ero più piccolo negavo questo fatto di aver paura, però si ha paura. L'importante è non trasformare la paura in qualche cosa che non si riesce a dominare e quindi va trasformata eventualmente in stress, che poi comporta adrenalina, attenzione, e quindi penso la paura sia importante per superare dei momenti difficili. Questo hai superato quando ti sei accorto di avere l'albero
di non avere no, l'albero. No, l'albero non è stato il momento, l'ho detto prima, non è stato il momento più difficile. Non so perché, forse perché ero preparato a livello di materiali, di attrezzatura, psicologicamente, a fare faccia ad affrontare un problema del genere. Quindi già nella mia testa io avevo imbarcato dei terminali per ricostruire tutti i cavi, dei tronchesi, le seghe a mano per il ferro, i ricambi, le morse. Ho sentito i Norsemen. Sì, i Norsemen, che sono la marca dei terminali, e quindi fibre. Mi è sentito anche. E poi fibre, tessuti, resine possidiche, sistemi per cuocere le possidie, quindi fare un trattamento quasi da cantiere. Magari quello che era possibile prevedere, insomma. E quindi quando è venuto giù l'albero io già sapevo quello che dovevo fare, e in due giorni l'albero era di nuovo su con le vere estate. Bene, questo è il tuo terzo record importante, a chi lo dedichi? Ma no, questo qui ha una sirena che sta da qualche parte del mondo. Bene. E nei momenti anche di calma, cosa ti è mancato di lui più? Lui pensa a qualcuno. Nei momenti di calma che hai avuto comunque. Non è che viene tutto, non prendete no, tutto, no, poi lo montano, lo montano. Nei momenti che hai avuto di calma, anche senza vento, cosa ti è mancato della terraferma? Il motore. La cosa più importante di una barca a vela a volte è il motore. Che ad averla avuto forse l'avrei acceso, quindi è bene non averlo avuto. Vanificando il record, perché appunto. Devi rompere i sigilli. Però la calma totale può essere più stroncante di una brutta tempesta. E poi io lì la superavo cucinando, preparando il pane. Ho realizzato un piccolo forno con a pentole contrapposte, brevetto Alessandro Di Benedetto, e quindi preparavo il pane, preparato delle frittelle con lo zucchero, mi davo da fare in cucina. Senti, che preparazione fisica ma anche psichica serve, è importante avere per affrontare una cosa del genere? Non è presunzione, ma penso di star bene fisicamente e psicologicamente, anche se sono una persona normalissima. Ma segui una preparazione particolare? Forse senza saperlo nella mia testa, ma io odio la palestra, penso che i muscoli, il fisico che uno ha è il risultato dello sport, di quello che fa. Non sono per creare delle masse muscolari dedicate a un fine prima di partire per un'avventura. Uno li ha perché fa equitazione, o del tablano, chi lo fa, io non lo faccio, però o corsa, o gioco a tennis, eccetera. Quindi un fisico sano e sì, regolare. Penso sì, va affrontata con grande, se no toglierebbe un po' la parte naturale di questo viaggio. Insomma, c'è chi lo fa, magari deve fare le Olimpiadi e quindi è una regata, c'è la competizione, il tempo, è uno sforzo concentrato in poche ore. Qui è più la testa, è più la voglia di farlo, è più la passione, il desiderio di viaggiare. Certo, ora due domande sul futuro. Quale sarà il futuro della barca? Ci sono queste domande, le inventate cosa tu? Farai adesso della barca che è stata la tua casa per 8 mesi? Ma la metteremo all'asta da Christie's per $1 milione. E la tua prossima impresa con $1 milione? Ma allora, questa è una bella domanda, però svelerei troppo. Ho delle idee di alcune barche, velocità e non. Però tutto dipende dagli sponsor ed è veramente una delle cose più difficili, se non la più difficile per chi va in mare, è quella di trovare degli sponsor per conseguire i propri fini, i propri progetti. Grazie mille. Grazie a voi.